Tra gli anni 1988 e 2006 ha vinto tutto quello che si poteva ambire nello sci di fondo, fino alla medaglia olimpica a Torino. Poi ha iniziato una nuova vita come guardiaboschi, vita che ha coinciso con il sorprendente ritorno dei lupi in Lessinia, la sua terra. Ed è proprio con Slouch e Giulietta, i due lupi che ha avuto la fortuna di incontrare, che le sue giornate tornano ad avere un nuovo senso, infondendogli la certezza che un'esistenza da randagio, proprio come quella dei due lupi, fosse finalmente un lasciapassare per la serenità. Amiche e amici di Endo Caffè, è con noi Fulvio Bubo Valvusa. Volkswagen. Benvenuto Fulvio, sono davvero... ti devo chiamare Fulvio o Bubu? Allora, Fulvio mi chiama mia madre e forse un'altra persona. Allora mi sa che oggi... Beh, ma chiamami come vuoi, Fulvio, dai, chiamiamo il nome di battesimo, okay, che è meglio. Ok, però dai, Fulvio, Bubu, adesso vediamo come viene un pochino la nostra chiacchierata. Sono contentissima di averti qua, nella mia cucina, e proprio perché siamo qui in cucina, poi il nome del programma è Endo Caffè, avrai capito che iniziamo sempre con un caffè, perché così almeno diventa un po' quel collante per la nostra chiacchierata. Dimmi cosa preferisci. Ma io vado di moka, sono molto tradizionale. Io spero sempre che i miei ospiti mi dicano moka perché è la mia preferita, per cui alla fine... Mi piace molto la tua scelta. È quel quantitativo di caffè che poi, sai, facendolo in macchinetta con le cialde, devi fare più cialde di conseguenza. Cosa succede quando il caffè serve per andare fuori la notte, per andare a fare magari quello che diremo dopo? Stai già anticipando le cose che ti voglio chiedere. Ecco. 19 febbraio 2006, c'è stata una colazione piuttosto... Intensa sì. E importante, perché comunque gli atleti, il rituale della colazione, quindi anche alimentarsi nel modo giusto, è fondamentale. Quindi volevo intanto che tu mi contestualizzassi quel 19 febbraio del 2006 e poi mi dicessi che cosa sei preso il caffè, per esempio. Il caffè se non c'è non si parte. Arrivando a quel 19 febbraio del 2006 a Pragelato, Olimpiadi Invernali 2006, è stata una delle colazioni credo che ricorderò e che ricordo come se fosse ieri, perché eravamo su un tavolo semplice come qui noi adesso, eravamo in quattro. Tu insieme a? A Pietro Piller, Kotrer, Cristian Zorzi e Giorgio Di Centa. I quattro staffettisti. Sì. Non si parlava, si facevano le solite cose, il caffè, i muesli, eccetera, eccetera, e non volava una mosca. Guardandoci negli occhi, proprio intensamente tutti e quattro, lì credo che sia nata quella sorta di catena di autocaricarsi tutti e quattro. Partì da quella colazione la nostra gara. Il mister, in questo caso era Giuseppe Chenetti della Val di Fiemme, un tecnico, aveva capito che i quattro elementi erano quelli dislocati sulle varie frazioni e ha azzeccato proprio all'oro, proprio come si vuol dire. Ha fatto un capolavoro nel distribuire noi, io e Giorgio, nella tecnica classica e Pietro Piller e Zorzi nella tecnica libera. E da lì partì la nostra avventura olimpica, quella medaglia che tanto sentivamo perché era una sorta di rivincita con la Norvegia. Dal 92 in poi, per le 5 Olimpiadi, dall'SSI fino a Torino, è sempre stato un o Italia o Norvegia, o Italia o Norvegia. Però loro volevano fare una cosa, venire a renderci il favore di Lillehammer 94, certo. Quando noi andammo su, freddammo proprio tutti quanti, tutto lo stadio, perché quando Silvio Fauner arrivò davanti a Biondelli di quei 3 centimetri, 4 centimetri, il boato dello stadio proprio si zitti, è stata una cosa incredibile. Però volevo venire a renderci il favore a Torino, però purtroppo non avevo fatto i conti giusti. E credo che sia stata il segreto di quella medaglia lì, perché
Quello che manca forse adesso, io continuo anche a dirlo anche nel lavoro che faccio commentando i gesti degli atleti adesso, è proprio l'unione di squadra, perché lo sport, lo sci di fondo è uno sport molto individuale, lo sai benissimo, perché corri sempre da solo, però c'è un fattore squadra che è essenziale, fondamentale. Devi sempre dirti tutto, devi sempre essere cosciente anche solamente dello sci che usa il tuo compagno, perché devi saperlo, non essere troppo egoista a guardare il tuo. Infatti pochi sanno questo dettaglio. Cristian Zorzi corse la quarta frazione con un mio sci, che gli prestai io, cioè, sì. Momento rivelazione. Ma sì, perché avevamo gli sci dello stesso marchio, di conseguenza provò gli sci la mattina e mi disse: Bubo, tu hai uno sci in sacca che secondo me è l'ideale. Gli ho detto: Zoro, la sacca è aperta, prendilo. E lo portò fuori, lo mise sulla neve, era velocissimo e usò quello sci. E dovevamo fare in modo che tutto andasse per il meglio a tutti e quattro. Nel frattempo è venuto sul caffè e quindi adesso ci facciamo sta tazzuriella. Senti, ma quel giorno Zucchero? Sì. Ok. Tu sei stato il primo frazionista, sì. Ok, io mi sono rivista nell'archivio che dicevamo... Il rompere il ghiaccio. Io mi ricordo questa frase che tu appunto dici, Jarmo Punkinen, sì. Ok, che ti diceva gara si fa... Quando gara finisce. Quando gara finisce. Quindi in quel momento lì, tra che te eri primo frazionista, cosa hai fatto? C'era una giornata un po' grigia, un tempo un po' particolare, quindi forse ero più concentrato a quello che mi disse anche un attimo prima il mio skiman Alessandro Leso: prendi sti sci, il primo chilometro e mezzo questi sci qua non andranno. Cioè tu parti, mi dai un paio di sci e mi dici il primo chilometro e mezzo non andranno perché non avranno grip. Era in tecnica classica la parte centrale sciolinata, quindi deve avere grip in salita. La sciolina doveva scaldarsi, però questo lo sapeva lui, non io, perché era una sciolina a testa. Però naturalmente io parto, sento che lo sci non ha grip. Ho detto: Ale, spera il Dio che succeda che lo sci sia perfetto e performante, altrimenti è un casino. E invece la prima salita, la famosa salita del lupo, anche lì. Pensa. Fatta la salita del lupo, lo sci era non perfetto, era, cioè volava, era perfetto, diciamo, era una cosa che uno sci così non l'avevo mai avuto, credo. Pensa, la salita del lupo. La salita del lupo. Tutte queste coincidenze che tra l'altro io, leggendo, prendo il tuo libro, appunto Randagio, questo libro che tu hai scritto insieme a Serena Marchi, sembra sempre che le cose ti capitino casualmente. In realtà anche questa salita del lupo, eccetera, i lupi che arrivano in Lessinia, che è la tua terra, esattamente quando tu smetti la tua carriera agonistica per diventare una guardia forestale. C'è tutta una serie di coincidenze che ti riportano appunto al lupo. È il tuo animale guida? La vita è collegata da un filo e credo che il cerchio si è chiuso proprio nell'arrivare in Lessinia, tornando a casa, tornando alle mie origini, cioè nei boschi, da dove seguivo mio padre quando ero piccino. E gli abitanti del bosco sappiamo che sono molteplici, in Lessinia il lupo non c'era ancora e fatalità torna. Proprio nel 2009, quando io praticamente smisi e appesi gli sci al chiodo, perché arrivai a Verona, su a Bosco, come appartenente proprio effettivo a fare il vero lavoro del forestale, e da lì sono arrivate le prime segnalazioni, queste predazioni un po' particolari, e allora era il mio lavoro per andare a capire cosa stava succedendo. Capimmo che insomma c'era qualcosa che... una cosa nuova che nel nord-est non era mai capitata. Una coincidenza pazzesca incredibile. Questa cosa qua. Sì, perché salita del lupo, una salita che era determinante, perché ricordiamo che Torino questa salita era lunga più di 600 metri, c'era una salita lunghissima, una pendenza che in una pista da fondo è raro trovare una salita così lunga in un tracciato di 5 km. E era stata inserita, infatti gli allenamenti, mi ricordo quel buon Vito Scandola, che Vito. È il mio, Vito, anche tu Vito, credo che avendo letto il libro, come Serena quando l'ha scritto, si è innamorata di Vito, infatti si legge tra le righe, la coautrice si è innamorata di un personaggio ed è Vito. Vito è una persona che si innamora. Vito è un personaggio pazzesco, comunque si vede che come un po' il lupo è diventato il tuo animale guida, Vito è stato comunque un po' un animale guida anche lui per te, perché comunque l'hai incontrato che eri giovanissimo, è riuscito anche un po'
a, non dico a placare le tue bizze adolescenziali, però comunque hai imparato a conoscerti, a gestirti, a starti vicino nel modo giusto, un papà quasi. Beh, Vito credo che sia quella figura che in una persona, che a una persona gli fa cambiare la vita. Serena è convinta che se io non avessi trovato Vito e non avessi intrapreso la strada del fondista, io probabilmente sarei in galera con l'ergastolo. Ti saresti perso. Vito era quella persona che adesso viene ricoperta da tante figure, tipo adesso vediamo in una vita non sportivo c'è il mental coach, c'è l'allenatore, c'è il fisioterapista. Ci sono lì c'era questi... Vito. Lì c'era Vito. Appunto. Vito era il mio mentore, ogni sera era a casa mia. Sì. Ripercorreva la giornata di allenamento nel bene o nel male, perché anche quando si andava bene dovevamo capire come mai, perché tante volte ci si dimentica di analizzare quando le cose vanno bene. La tua vita è stata costellata da pietre miliari piuttosto forti, per cui il tuo modo di sciare così, chiamiamolo disperato, ma perché era veramente uno sfinirti, ricordiamolo, era legato anche a un forte dolore che tu avevi attraversato appunto quando eri ragazzino, perché il tuo fratello gemello è venuto a mancare, e tu questa cosa te la sei fatta un po' come un mantra, cioè posso ammazzarmi di dolore quanto possibile, però non sarà mai quanto morire, quindi questa cosa qua è stato un qualcosa che ti ha scavato tanto. La fatica non esiste a confronto di quello che ha provato Silvio in quegli anni, insomma, perché io andavo via di casa per non vederlo soffrire, perché era una cosa, e da lì è stato Vito, il bravo Vito, a frenare, perché magari adesso bisogna spronare gli atleti a dover allenarsi e trovare quel limite che non si riesce a trovare. Io, ahimè, purtroppo la tecnica non mi interessava, ero sempre a manetta, cioè sempre giù a tutta, non mi interessava di sciare bene. Infatti il Vito mi diceva sci da bestia, sci come una bestia, e adesso dobbiamo cercare. Eri già lupo lì, eri una bestia già lì. Il tuo ingrediente principale era la testa. Ancora Vito oggi quando ci troviamo, lui mi dice: ho tanti ragazzini, sono forti, sono bravissimi, però la tua testa si fa fatica a trovarla, ma non perché sono unico, perché probabilmente era dovuta ai fatti successi, ecco. A me sembra un po' che la tua vita sia stata un po' un gioco di linee che appunto non sono sempre dritte, sembrano casuali, per esempio l'incontro con Silvano Gadena, che è la persona che fino a poco prima, quando tu appunto eri ancora un atleta, faceva la cronaca delle tue gare. Tu ti ritrovi a essere inglobato dentro uno studio, perché io lo conosco Silvano, è uno appunto che dai vieni dentro così, e da lì è partita la tua carriera di commentatore. Sì, la mia carriera non nacque proprio nello studio, ma nacque a Dobbiaco sul campo. Perché andai a vedere questa gara e mi disse Silvano: ma adesso vieni dentro, facciamo due battute, e da lì praticamente nacque questo filo con Silvano, perché mi divertì tantissimo a fare questo commento di questa gara di Coppa del Mondo su Dobbiaco, e da lì l'allora direttore di Eurosport ci vide e questa gran feeling che c'era subito, era nato tra me e Silvano, e da lì è stato. E mi diverto perché è un seguire il fondo, ma in maniera un po' staccata, nel senso dentro in una cabina o dentro negli studi, e quindi per me diciamo è l'ideale, perché io ho provato a fare l'allenatore, però non ci sono riuscito, perché probabilmente non è in me. Però c'è un'altra pista che è venuta a intersecarsi nella tua vita, la pista dei lupi. C'è un punto di questo libro in cui c'è il tuo incontro con i lupi, ok? Vorrei che me la leggessi come quando hai scritto questo libro insieme a Serena. Potrei ricordarla a memoria, però meglio che... Allora va bene, allora... Allora ti dico dove... Ecco qua, me la racconti tu, a me piacciono tantissimo le storie. Beh, questa è la parte dove più incontrai, emozionante. Direi di sì, perché questo incontro qua mi ha cambiato la vita. Non posso rimanere in quella posizione ancora per molto. Iniziano a farmi male le gambe. Allora, piano piano, mi inginocchio. Fai piano, Cristo, mi ordino.
e senza mai perdere il contatto con i suoi occhi riesco a rannicchiarmi sulle ginocchia. Per un istante il lupo pare illuminarsi, forse curiosità, forse paura. Non è un bagliore, nulla di evidente, solo una brevissima scintilla. Non so quanto rimaniamo così, a guardarci a vicenda, ma in quel tempo capisco che quando credi di non meritarti più niente, ci pensa la vita a regalarti sorprese. Qui dove l'aria sa solo di resina e morte, mi innamoro. Quel mi innamoro finale è straziante ed è bellissimo. Quando tu arrivi a guardare negli occhi un animale così, io ero semi nascosto dietro a questa pianta, questi occhi gialli che ti guardano, e lui con una semplicità e una proprio banalità mi trasmise e mi disse: che cavolo hai da guardarmi? Io sono il lupo e sono così e rimarrò così, come dire, ok, sarà una sorpresa per te, però io sono quello di 100, 2000, 3000 anni fa. E questo è stato il messaggio che mi ha dato questo animale qua. E da lì capii che anche la mia posizione nei confronti dei lupi, loro fanno i lupi da 1000 anni, noi siamo cambiati tantissimo, quindi dobbiamo essere noi a convivere, cercare di convivere con questi animali, devono essere i lupi ad adattarsi a noi. Il lupo mangia perché c'ha fame, il lupo caccia, preda per la sopravvivenza e lo fa da tantissimi anni. La mia posizione nei confronti di questi animali è stata proprio questa, perché non meritano di essere catalogati, perché ancestralmente parlando il lupo è stato sempre catalogato come l'animale cattivo. La mamma, la nonna, quante favole ti ha raccontato del lupo cattivo? Se non dormi arriva il lupo cattivo. Il lupo cattivo non esiste, il lupo cattivo è nelle favole, nei racconti, perché era dipinto in questo modo. Però il lupo, ricordiamolo che c'è il terrore dell'uomo, ma c'è il terrore negli occhi, a parte Slauz che mi ha guardato quel giorno e dopo se ne andò, perché ha detto: io ti sto distante perché tu mi fai paura, perché tu sei il problema numero uno per me. Lo sanno i lupi che l'uomo è il problema numero uno, che solo l'uomo può sterminarli, perché all'apice della catena ci sono loro. Senti, il libro si conclude con un ponte di comunicazione tra te e i lupi, dove a un certo punto, grazie anche a uno dei guru che studiano appunto i lupi, ti spiega come fare l'ululato. Ora non ti sto chiedendo di farci un ululato qua, no. Però ti va di farci vedere qual è la gestualità che tu metti in pratica? Possiamo emulare un attimo quello che può essere il proprio l'ululato di richiamo, perché l'ululato del richiamo di un lupo, quando l'ho imparato in Slovenia dal buon Uber, mi ha detto: tu quando vai a ululare intanto ululi di notte, non di giorno, e devi sentirti uno di loro, perché altrimenti l'ululato non viene. Piano piano impari. E allora piano piano ti dico, mi sono ritrovato inginocchiato per terra, quasi su 4 gambe, ad ululare come un lupo, perché devi sentirti uno di loro e loro ti rispondono. È una parola che trovi tra te e loro. Ogni ululato ha il suo significato, ed è bello anche sapere che ogni ululato ha veramente delle parole e dei motivi perché vengono fatti o risposti. E la gestualità classica è proprio per un discorso di amplificazione, di mettere le mani sulla bocca, alzare, ma non perché ti venga meglio. Alzare proprio il viso verso il cielo come fanno i lupi e ululare. Questa è la posizione da fare quando ululi. E non ti dico cosa succede quando rispondono. Quando rispondono che in è quello coro. Che è proprio la chiusa del libro, che c'è a un certo punto la risposta di questi lupi ed è brividi veri. Sì. Io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Proprio mi hai emozionato, non solo sulla parte
mettiamola così, agonistica, ma tanto tanto, perché c'è tanto di te in quel libro ed è venuto fuori anche oggi durante questa chiacchierata, quindi grazie ancora. Grazie, grazie a te. Niente, di solito ci salutiamo così. Grazie.